Ciao, mi fa piacere ritrovarvi sul canale. Io sono Flavia, canto, scrivo canzoni, faccio cose e sto molto meglio. Il raffreddore mi stava tipo distruggendo, ne sono un sacco contenta di stare meglio, ovviamente non che il raffreddore mi stesse distruggendo. Voi come state? Fatemelo sapere, io sono un sacco contenta che domani torno a casetta mia una settimana, c'è cioè uno stop alle lezioni di musica. E guardo, saremo con mia mamma, sono un sacco contenta anche di questa cosa perché non succede da tanto tempo. Di solito commentiamo sempre al telefono. Ma scusate, bando alle ciance, ciancio alle bande. E cominciamo. Oggi ho un top tracks di solo due video. Ragazzi, io vi chiedo scusa, ma questa settimana, come dicevo a una mia amica, mi è sembrato di stare dentro una lavatrice funzione centrifuga. E ve lo dicevo anche con le lezioni, la canzone, lavoro, poi sono stata male, poi vabbè. Let it go, lasciamo perdere. E quindi questo top tracks è il video si chiama, come avrete visto, anche io ogni tanto vado al karaoke. Ma non vuol dire, non è per dire, ah, vedi anch'io che sono troppo brava, che non è assolutamente vero. Vado al karaoke nonostante stia tutti i giorni, tutto il giorno a fare musica, quindi cioè, dopo questo ho pure il coraggio di andare a cantare per divertimento. Questo vuol dire che veramente non c'è speranza di disintossicazione, ma va benissimo così. La prima di queste due canzoni è Sally di Fiorella Mannoia e io l'ho cantata perché è tipo la storia della mia vita. Non la canto spesso, la dovrei cantare più spesso. Spesso. Un'uscita è aperta del sud. Perché narra di una donna che è scritta da Vasco Rossi, ovviamente interpretata. Io preferisco l'interpretazione di Fiorella Mannoia perché preferisco la sua voce, però scritta da Vasco Rossi. E di una donna che nonostante le difficoltà che ha avuto, si è riuscita comunque a rialzare in piedi, si rialza sempre in piedi, non vede solo il grigio della vita, forse qualcosa si è sbagliato, cioè forse qualcosa si è salvato, forse non è stato poi tutto sbagliato, forse era giusto così, alla fine dice proprio forse, ma forse, ma sì, liberatorio. Questo perché ci lasciamo influenzare dalle vite degli altri, dal giudizio degli altri e dimentichiamo che ognuno ha i suoi tempi e la vita è la nostra e alla fine della giornata noi guardiamo allo specchio noi stessi, che è un pochino quello di cui parla la mia nuova canzone, piccolo spoiler, ma vabbè, poi scenderemo nel dettaglio, farò una Dalì spiegata, farò delle interviste e ve le posterò tutte quelle che posso. E niente, l'ho scelta per questo perché all'inizio parte triste, però poi si conclude sempre con un moto di speranza, che sono le canzoni che piacciono a me. Io spesso scrivo pezzi non così belli, ma con lo stesso messaggio. Mi colpisce tanto la frase quando la vita era più facile e si potevano mangiare anche le fragole, che sottintende come le cose belle della vita siano gesti semplici come magari mangiare qualcosa che ci piace e non necessariamente essere super ricchi, volere cose materiali. Il primo esempio che mi è venuto in mente. Perché quando hai poi problemi seri, oggi sono tornata da lezione e c'era una persona che aveva fatto un errore, si era un po' scoraggiata. Il professore ha detto: guarda, i problemi non sono questi. Aveva una grande ragione, secondo me. Quando poi hai problemi reali, ti rendi conto che anche mangiare una fragola con spensieratezza ti manca. Quando magari se non hai problemi reali, mentre mangi la fragola pensi, però che pizza, perché non c'ho il macchinone che volevo, per dirne una. O perché non sono bella come quell'altra ragazza. Siamo tutte belle. A modo nostro, e sono la prima a doverselo mettere in testa. Comunque, niente, l'ho scelta per questo. Ve ne posso lasciare poco tempo perché purtroppo sempre per il dannatissimo copyright.
Però se andate su Instagram c'è un minuto tipo di esibizione, un 42 secondi. Tra l'altro ho scoperto questa cosa bellissima di Instagram che ti fa scaricare i video e ci scrive il tuo tag name, cioè il tuo nome su Instagram, in modo che la gente ti può seguire se lo posti da qualche altra parte. Così non lo devo fare io nell'editing. È bellissima questa cosa. Quindi seguitemi su Instagram al nome che trovate nel video. E dicevo, su Instagram appunto c'è più tempo della cover e vedete proprio che io non dico ho fatto un'esecuzione perfetta, ma mi sono emozionata. Cioè, quello è visibile. Io una certa stavo quasi piangendo. Ero tipo la dai, non devi piangere, non devi piangere. L'emozione ci sta, ma non devi piangere. È stato veramente un momento molto intenso. Vi lascio qui quel pezzetto. La seconda è di un'altra interprete che ho conosciuto da meno di Fiorella Mannoia, perché Fiorella Mannoia la seguo praticamente da tutta la vita, ma le amo sì in modo diverso, ma con la perché le amo per motivi diversi, ma con la stessa intensità. Che l'avrete già capito perché ve l'ho citata in più di un video, Selena Quintanilla, la protagonista, che poi è una serie Netflix, ma è una storia vera. Io ho conosciuto dalla serie Netflix, e la protagonista appunto della biopic Netflix, Selena, che purtroppo ha perso la vita a 23 anni per mano di una persona mentalmente instabile, e sono buona, mi fermo qui perché sono buona. Ma lei era, l'ho visto dalla serie, l'ho visto dai video, anche una persona con una personalità che mi piaceva tanto, con un grande carisma, eravamo tanto simili in alcune cose, ma non solo, boh, il fatto che le piacesse un sacco il cibo, per dire una cavolata. Ho visto poco tempo fa un video con il marito, e lei diceva proprio, esprimeva i suoi sentimenti davanti a tutti senza farsi un problema, come faccio io. Le chiedevano perché ti sei sposata così giovane, lei, perché sono innamorata di mio marito. Così semplice, bellissima. E mi dispiace che il mondo abbia perso una persona così positiva, così gioiosa, troppo presto, l'anno che sono nata io, tra l'altro. Scusate, Traselli e Selena, questo video sta diventando troppo intenso, non voglio piangere nemmeno adesso. E le canzoni, per quanto avessero un testo semplice, e di solito io prediligo testi un po' più filosofici, come dico sempre, semplice non è banale. E infatti le sue canzoni mi piacciono un sacco, sono ballabili ma trasmettono anche dei messaggi, come La Flor, la storia di un amore finito, e il fratello le scriveva i testi, le musiche, con la collaborazione di Ricky Vela e poi di altri, insomma. Dice che ci ha messo, nella serie è raccontata bene questa storia, 5 anni a scrivere questa canzone, ce l'aveva in testa, ma gli mancava sempre quel qualcosa, al dunque non ricordava mai la melodia, però poi è riuscito a elaborare come La Flor, e gli è venuta in mente da una, questo non so, in realtà ho cercato su internet ma non la trovo questa cosa, se qualcuno la sa scrivetemela nei commenti. Da una fan di Selena che quando non era ancora tanto famosa le ha regalato un fiore di plastica. C'era questa bambina che vendeva fiori di plastica, gliel'ha regalato, e allora gli è venuta questa cosa della Flor, il fiore, e paragona questo fiore che è appassito all'amore che è finito. E mi piacciono le sonorità e mi piace che si senta la sofferenza. Ecco, io dico che non mi piacciono i pezzi banali e costruiti a tavolino. Questa canzone non era costruita a tavolino. E si vedeva sia lui che la stava scrivendo, e sia Selena quando l'ha cantata, che tra l'altro Porella l'ha cantata nel momento in cui il padre l'aveva obbligata a lasciare l'uomo, che poi però per fortuna ha sposato, andando contro la famiglia, che sì, ok, nel 99% dei casi è sbagliato andare contro la famiglia fa sempre il tuo bene, vorrebbe fare sempre il tuo bene intenzionalmente, però se tu senti visceralmente che una cosa è giusta, ovviamente non scadendo nell'illegalità, nelle cose che non si devono fare, falla comunque, consiglio spassionato. E quindi si sente proprio la sofferenza in Como la Flor, anche se è una canzone ballabile, però il testo è, nonostante sia una cumbia per l'appunto,
quando dice, mi sa che l'avevo già detto in un video, ah, come me duele, tu senti che le fa male, lo senti, ed è veramente una, è molto potente, come, ma la voce di Selena era potente, la voce di Selena arrivava, era proprio una cosa forte. Secondo me vi invito ad ascoltare quest'artista Tex-Mex, Tejano, se non l'avete ancora mai fatto, ma poi non solo ascoltarla, vi invito a guardare un live, perché lei cantava, ballava, era proprio un'esperienza Selena. Mi dispiace non essere nata prima per aver, cioè, mi dispiace ovviamente che lei non ci sia più, se potessi cambiare questo lo farei, ma se proprio doveva andare così, una forza superiore ha deciso che doveva andare così, mi dispiace non averla mai almeno potuta vedere. Fossi nata prima l'avessi vista una volta anche se fossi nata in Italia sarebbe stato difficile. Comunque, vabbè, vi lascio qui la mia umilissima rendition e vi ricordo sempre che su Instagram c'è più lunga. Ripeto che in questi giorni non ci ho proprio avuto il tempo per ficcarci anche le cover da mettere su Instagram nella mia giornata, e quindi ci sono queste due che ho fatto una sera così al karaoke, e tra l'altro ci sono delle persone che mi hanno seguita su Instagram quella sera e mi hanno detto no, come ti chiami, sei bravissima, e io dico grazie. Così, anche se ci sono state anche altre persone che hanno fatto la loro bellissima figura, c'è una ragazza che ha cantato Listen, è veramente veramente notevole. Vi ringrazio per aver guardato il video, se vi va iscrivetevi al canale, commentate, lasciate un like, attivate la campanella delle notifiche, ascoltate la mia canzone Sottosopra che troverete qui da qualche parte, e ricordatevi che il 13 febbraio esce il mio pezzo Slegami. Ciao!